Ciao ragazzi, continuiamo a farci compagnia sulla strada della buona vita che stiamo percorrendo insieme. Oggi ci chiediamo, ma come si ascolta il Signore? Dove parla? Non abbiamo il suo numero di telefono, vero? Allora vi dico questo, il Signore non si ascolta stando in poltrona, capite? Me ne sto seduto, la vita comoda, senza far nulla e vorrei ascoltare il Signore. No, il Signore non lo si ascolta da fermi, perché la parola di Dio non è statica. Se tu sei statico non la potrai sentire. Dio si scopre camminando. Non si può stare ad aspettare magicamente nella vita che accade qualcosa. Gesù ci dice cercate e troverete. Ma dove cercare? Sul telefonino, sulla televisione, nello sballo che magari ci intontisce? Beh no. Ma nemmeno va cercato davanti ad uno specchio, davanti al quale magari ci ripetiamo ma io chi sono? Che cosa voglio dalla vita? Che cosa faccio? Piangendoci addosso. E non lo cerchiamo nemmeno nelle nostre camerette, chiusi, vedendo soltanto noi e nient'altro, mentre magari vaghiamo col pensiero, pensando ad un futuro incognito. Il Signore va cercato nella preghiera, nel dialogo con gli altri, perché Dio non va cercato da fermi, ma in cammino. Perché la parola di Dio è una parola dinamica. Allora che aspetti? Non stare a guardare la tua vita dal balcone. Scendi e vivila. La vita, ragazzi, va vissuta realmente, non negli spazi digitali che a volte ci rendono ciechi. Ci viene chiesto un passaggio. Di vivere nella realtà e quindi di passare dal contatto virtuale ad una comunicazione sana, buona, quella reale, dal vivo. Ci dice il Papa che il virtuale isola e ci rende intolleranti verso tutto e tutti. I rapporti digitali a volte dispensano dalla fatica di coltivare un'amicizia, una reciprocità stabile e quindi non costruiscono veramente un noi, ma amplificano un individualismo. Tutto questo mondo virtuale può farci correre il rischio di non prestare più attenzione al cuore della vita, non permettendoci di considerare e di riconoscere ciò che è davvero essenziale, ciò che dà senso alla nostra esistenza. La libertà diventa un'illusione. E la questione è che la fraternità la possiamo vivere soltanto se siamo degli spiriti liberi, ma la vera libertà e disposti ad incontri veri e reali. Ci chiediamo se l'intelligenza artificiale potrà fare tutto. I robot potranno davvero sostituire tutto e fare ciò che fa una persona? Forse sì, ma il Papa dice tranne una cosa. Sicuramente non potranno avere la tenerezza, perché la tenerezza è come la speranza. Dobbiamo lavorare sulla capacità di saper accarezzare, che è una caratteristica che viene dal vivere bene, in armonia. Quando l'uomo mise piede sulla luna, fu detto, ma questo è un traguardo e un passo eccezionale, un grande balzo per tutta l'umanità, ma anche per l'uomo. E allora pensiamo all'assunzione di Maria. Maria non mise piede sulla luna, ma mise piede in paradiso, e non solo in spirito, ma con tutto il corpo. E allora potremmo chiederci, no? Quale grande passaggio e traguardo per la storia è stato arrivare sulla Luna? Ma quale grande traguardo è Maria che mette i suoi piedi in paradiso? Sapete ragazzi, però serve a poco arrivare anche sulla Luna se poi non siamo capaci di vivere sulla Terra da fratelli. E Maria ci insegna il motivo per cui camminare. Non per conquistare le cose di qua giù, le cose che svaniscono, ma per conquistare la patria di lassù, perché quella sì che è per sempre. È vero ragazzi che il mondo digitale può esporci a tanti rischi, magari quello di chiuderci, ma dobbiamo anche ricordarci che tanti giovani hanno usato questi canali, questi mezzi, anche per testimoniare la bellezza del Vangelo. E il giovane Carlo Acutis ce lo ricorda molto bene. Lui che è molto capace e molto operativo in questo settore, è riuscito attraverso questo canale ad evangelizzare tante persone, a far conoscere la bellezza e i valori del Vangelo. E Carlo ci insegna anche una cosa molto importante,
ci ha ricordato che ognuno di noi nasce come un originale, cioè ognuno di noi ha nel cuore dei talenti e dei doni che il Signore gli ha donato ed è diverso dagli altri. Però poi c'è il rischio di uniformarsi a tutti gli altri, c'è il rischio di non vivere la vita con i propri talenti e i propri doni, quelli che il Signore ci ha messo nel cuore. Non lasciare allora che questo accada anche nella tua vita, non farti rubare la gioia e la speranza. Non vivere da fotocopia, ma piuttosto cerchiamo quell'originalità che il Signore ha seminato nel cuore di ciascuno di noi. È questo che ci aiuta a vivere bene, a vivere pienamente, come ha fatto il giovane Carlo Acutis, a vivere una vita da originali e non morire da fotocopie. E allora, ragazzi, questa è la settimana per chiedere allo Spirito Santo proprio questo dono, il dono di camminare verso la santità, perché solo così potremo vivere pienamente la nostra vita, donando agli altri, ai fratelli, a chi ci vive intorno, tutto quello che siamo, anche quei talenti che il Signore ha seminato per la nostra unicità. Non guardare la tua vita da un balcone, non restare a guardarla dall'esterno, ma scendi in campo, vivila. E allora scendi da quel balcone e vivi la tua vita. Vivila pienamente perché ne vale la pena camminare verso la santità, nell'unicità, come il Signore ha pensato per ciascuno di noi. Buona vita, buon cammino e buona settimana a tutti.